Il presidente di Legambiente, Anna Maria Nössing, l'associazione ambientalista chiede un Natale sostenibile. Cos'è che non va secondo voi ambientalisti? Allora, sembra un puntiglio ecologista, ma in realtà non lo è. Il Natale impatta a livello ambientale in modo ponderante, perché se noi andiamo a guardare il numero degli alberelli posizionati sul Corso Umberto, per esempio a Taormina, il numero non è indifferente. E se si fossero acquistate delle piante che poi si potevano ripiantare da qualche parte, si avrebbe avuta la possibilità di rinverdire una nuova zona di Taormina oppure di rimpolpare quelle esistenti. Questo lo evidenziamo particolarmente a Taormina perché Taormina ha un grosso debito con le future generazioni, perché sia da un lato negli ultimi decenni si è consumato suolo in modo non indifferente, e sia perché le zone di interfaccia taorminesi, così come quelle di Castelmola, soffrono di una grande erosione idrogeologica, questo anche a causa degli incendi. Quindi bisogna pianificare nei prossimi anni la creazione di nuove zone rinverdite e bisogna cercare di bloccare in qualche modo l'erosione.